Abbiamo visto finora un po' come Padre Pio ha reagito al dolore della morte della mamma avvenuta nel gennaio del 1928. Ma nell'ottobre, il 7 ottobre del 1947, un altro grande dolore lacerò il cuore di Padre Pio, e cioè la morte del papà zio Orazio, che morì anche qui a San Giovanni Rotondo, era venuto a trovare, ormai era qui a San Giovanni Rotondo, ed è sepolto qui nel cimitero di San Giovanni Rotondo. Nel cimitero di San Giovanni Rotondo è sepolto sia la mamma che il papà di Padre Pio. Bene, è inutile soffermarci anche sul dolore che Padre Pio ha avuto per il papà, perché queste sofferenze di Padre Pio dinanzi alla morte dei suoi genitori o del fratello o degli amici cari, come ho già detto qualche puntata fa, come la morte, una delle morti che lo ha più addolorato e ferito fu la morte del dottor Sanguinetti, un grande suo amico, grande collaboratore, un medico appassionato, un medico convertito al Signore tramite Padre Pio. Bene, queste sofferenze sono sofferenze di ogni uomo. Padre Pio non ha sofferto da santo, tra virgolette. Padre Pio ha sofferto per la morte della mamma, per la morte del padre, per la morte del fratello, per la morte dei suoi amici, da uomo. Perché vedete, la santità è la pienezza dell'umanità e non c'è santo senza umanità. La santità è qualcosa che si incarna nell'umanità, la santità è qualcosa che cammina attraverso i nostri piedi, attraverso le nostre, che pensa attraverso la nostra intelligenza, che ama attraverso il nostro cuore e che testimonia l'amore di Dio, la misericordia di Dio attraverso le opere che Dio compie attraverso le persone, attraverso i suoi santi, sia quelli canonizzati ma anche dei testimoni nella vita che semmai non verranno mai canonizzati. Il paradiso, io lo dico sempre, è molto ma molto più pieno di tutti i santi che la Chiesa ha riconosciuto nella storia, di tutti i santi che la Chiesa ha canonizzato, quello che Papa Francesco chiama i santi della porta accanto. Bene, quello che è importante è vedere invece come Padre Pio appunto pensava, come Padre Pio educava alla morte, come Padre Pio si interponeva alle cose ultime, ai cosiddetti novissimi, come Padre Pio viveva il rapporto con il purgatorio. Lo abbiamo visto in tutto questo mese, attraverso dei concetti, delle idee, attraverso dei fatti, attraverso dei racconti. E dietro ogni fatto, dietro ogni racconto, e il racconto è, tra virgolette, il fatterello, è lo strumento, è l'arte più importante, più bello, anche più immediato, per dare e far comprendere alle persone la gente, per far comprendere alle persone, quindi alla gente, i significati che ogni storia, ogni fatto hanno in sé. E allora, ancora per qualche giorno, vorrei appunto entrare un po' di più e poi concludere in questo rapporto che Padre Pio aveva con il purgatorio e come lui educava i suoi figli spirituali al purgatorio. Forse andremo qualche giorno dopo il mese di novembre, ma questo credo che non dia fastidio a nessuno. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!